Anche tuo figlio fa fatica a leggere e non ne vuol sapere proprio di prendere in mano un libro e per piacere iniziare a leggere? Scopri in questo video che cosa fare. Ciao, sono Valentina Conte, una delle fondatrici del progetto Viva la Dislessia, il metodo di riferimento per le difficoltà di apprendimento in Italia. Molto spesso mi capita di lavorare insieme ai genitori e ai bambini, soprattutto quando c'è una difficoltà legata alla lettura. E la prima cosa evidente che mi viene detta dal genitore, anche di fronte al bambino, è di quanta ci sia resistenza nell'approcciarsi alla lettura. Per cui la mamma accompagna o anche il papà accompagna il bambino in tutto quello che è l'approccio legato allo studio, ai compiti, proprio perché il bambino non ne vuol saper di leggere e tantomeno fa fatica a avere l'idea e il piacere di prendere in mano un libro di lettura. Cosa fare in queste situazioni? Sicuramente la cosa peggiore da fare come genitore è insistere e fare di tutto e di più perché tuo figlio in quel momento abbia la voglia e il piacere mentre legge. Nel momento in cui insisto, io sto forzando qualcuno a fare qualcosa dove prova tanta fatica e poco piacere. Per cui più io insisterò, meno piacere potrà provare mio figlio in quella situazione. Ora, se io so che faccio fatica a leggere o leggo in un modo scorretto, magari mi è anche capitato di essere ripreso di fronte alla classe perché i miei compagni sono stati poco simpatici e mi hanno fatto notare che non so leggere bene. Ogni qualvolta che prenderò in mano il libro da leggere, i compiti e quindi la consegna da dover affrontare da solo, mi sentirò inadeguato o comunque non capace. Quello che sicuramente si può andare a fare come genitore per non mollare e non permettere a tuo figlio di lasciare che quella difficoltà rimanga per sempre è fare in modo di proporre quello che è un approccio alla lettura in un modo completamente diverso. Non con la resistenza perché ti sto facendo fare una cosa che tu non ti senti capace di fare, ma ti propongo qualcosa che è legato alla lettura senza che tu ti stai accorgendo di leggere. Ora, spiegato in poche parole, la cosa migliore da fare è portare vostro figlio a provare piacere in quella che è la conoscenza delle parole e della lettura. Per cui tanti giochi di parole, tanti giochi che possono essere legati anche a tutto quello che è un lavoro magari di collaborazione insieme, di regole, di conoscenza lessicale, hanno comunque a che fare con una competenza verbale. Per cui se il bambino iniziasse a scoprire che attraverso il gioco si può provare piacere anche del mondo della lettura e della scoperta di quel che vuol dire leggere e conoscere e quindi osservare cosa c'è da fare, se attraverso un gioco un bambino può sbloccare quella che è una resistenza emotiva a qualcosa che gli costa fatica, è sicuramente molto meglio rispetto a sforzare o forzare, che è ancora peggio, il bambino in qualcosa che per lui è veramente difficile. Quando io vi parlo di lettura e vi parlo di difficoltà nella lettura, vi dovete ricordare che la lettura non è soltanto il decifrare la lettera, mettere insieme i suoni e comprendere poi cosa vuol dire quella parola e il significato della frase. La lettura ha dei processi che non sono soltanto a livello di decifrazione e comprensione, come sembra o come ci appare a noi che siamo abili lettori. Nella lettura c'è tanto anche di componente attentiva, c'è tanto di colpo d'occhio e quindi abilità di guidare il nostro occhio, e sicuramente c'è tutto quello che è il piano verbale, dove se io sono in grande difficoltà con il lessico e quindi le parole, sicuramente avrò delle difficoltà nel comprendere la parola. Ma voi potete lavorare anche sulle due precedenti per arrivare a lavorare su quella che è importante, che è il piano lessicale. Perché se io sono un gran forte nel gestire la mia attenzione ed essere tranquillo e sereno quando rimango concentrato sul mio libro perché la mia abilità di colpo d'occhio non mi fa fermare appena trovo una parola che mi manda in confusione e continuo ad andare avanti per avere
una concretezza di quel che ho letto di quella frase, mi permetterà anche successivamente di andare a lavorare sul piano lessicale. Per cui non ostinatevi sul piano di lettura e decifrazione, lavorate a 360 gradi su quello che può essere il bisogno di vostro figlio di trovare sicurezza e un rinforzo positivo, e non lo farete facendo tantissima logopedia e rinforzando gli errori, ma lavorando sulla parte emotiva in modo che lui possa fare un'esperienza positiva di quella che è la lettura per scoperta. E non c'è niente di meglio che farlo attraverso il gioco. Spero di esserti stata utile. Iscriviti al nostro canale se non l'hai ancora fatto. Vieni a trovarci nel nostro gruppo Facebook Viva la Dislessia con il punto esclamativo e ti aspetto nel nostro sito www.vivaladislessia.com.